Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi andremo a vedere cose da fare varie ed eventuali all'interno di Elden Ring. Anche questo video, come sempre, è offerto dal nostro sponsor, Aoea, un sito dove potrete acquistare armi, armature, materiali di gioco, rune e chi più ne ha più ne metta per Elden Ring. E se utilizzerete il coupon TOPGAMES riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. A questo punto non vi resta che iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Questo che state sentendo è il canto del lamento. Viene cantato da delle arpie molto particolari all'interno di un tragitto specifico del gioco, che non vi spoilererò. Se non l'avete ancora raggiunto, pazienza ragazzi, ci cozzerete dentro anche solo per curiosità, di conseguenza non voglio assolutamente dirvi come, dove e quando, ma voglio parlare proprio di questo canto. Viene dal latino e la traduzione è: noi, destinate ad essere madri, ora diventiamo vuote. Noi ci stiamo lamentando, noi abbiamo versato lacrime, ma nessuno ci consolerà. In inglese lo definiscono Golden One, ma io credo che si stia riferendo ad un aureo, quindi a un dio, perché tu sei così arrabbiato, rivolgendosi a queste entità che probabilmente le ha dannate, perché altrimenti non mi spiego effettivamente questa situazione. Loro probabilmente erano esseri umani un tempo e sono diventate arpie per via di una maledizione. Il canto è molto particolare e ci fa tanto pensare mentre viaggiamo all'interno di questa zona e ci accompagna per tutta la zona, quindi è molto suggestivo. Fatemi sapere se vi siete già incappati in questa zona. Che cosa avete pensato quando siete arrivati e quando avete sentito questo canto? Vi aspettavate delle arpie o vi aspettavate qualcun altro? Un NPC magari? Ragazzi, io spero che questi piccoli video vi facciano piacere comunque, anche se non rientrano effettivamente nelle guide, e vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Noi ci vediamo nel prossimo e ciao a tutti!